Buonasera a tutti, siamo al Teatro delle Palme con Francesco Dillon, il violoncellista del Quartetto Prometeo, che stasera farà un bellissimo concerto. Diciamo che lo sappiamo già che è bellissimo perché abbiamo ascoltato le prove, un programma molto interessante. E quindi vogliamo appunto coinvolgere soprattutto i ragazzi delle scuole, ma in generale poi anche un pubblico più ampio potenzialmente, su qualche questione, su qualche aspetto, diciamo, che riguarda questo programma. E allora diciamo subito che in questo programma c'è il quartetto numero 1 di Schumann, il quartetto numero 3 di Shostakovich, e poi c'è un pezzo in prima esecuzione assoluta di Gian Vincenzo Cresta intitolato Vento di Kadim, e quindi c'è anche questa occasione per parlare di una questione molto interessante, secondo me, che è il rapporto tra i musicisti, gli interpreti e un compositore in carne ed ossa, visto che diciamo la maggior parte, insomma, delle composizioni che si eseguono nei concerti invece sono di compositori che appartengono alla storia. Naturalmente questo è importante perché la storia ovviamente è un racconto, una narrazione che particolarmente per la musica ha una sua importanza fondamentale. Infatti in questo programma c'è un quarto compositore che in qualche modo non viene eseguito stasera, che è Beethoven, perché come peraltro ha anche scritto Guido Barbieri nelle bellissime note di sala di questo concerto, sia Schumann che Shostakovich guardano a Beethoven nella composizione dei loro quartetti, dei quartetti che proprio questa sera verranno eseguiti. È l'anno beethoveniano e quindi è sembrato molto interessante, insomma, questa scelta da parte del Quartetto Prometeo di invitare Beethoven senza eseguirlo direttamente. Allora, parliamo di questo programma, insomma, già di questa scelta con Francesco Dillon e poi diremo altre cose sui pezzi. Certo, diciamo che Beethoven, appunto, il convitato di pietra del programma, è un po' nel momento in cui nella sua opera quartettistica proprio espande così, in un modo così straordinario, il linguaggio musicale di quello che era stato fino ad allora, prende il testimone, diciamo, dall'opera di Haydn
e nei primi quartetti raccoglie quell'eredità e poi appunto negli ultimi anni, nelle ultime opere proprio estende a tal punto l'idea di quartetto rispetto alla sua epoca, la porta così avanti che diventa un messaggio veramente lanciato ai secoli posteriori, che ancora oggi vive non solo nell'esecuzione delle sue opere, ma diciamo nelle problematiche che pone, che lancia, nelle domande che apre. Ecco, cos'è un quartetto? Noi anche quando lavoriamo con i giovani compositori ogni estate con Salvatore Sciarrino, appunto, negli ultimi anni, accanto alla sperimentazione, alla ricerca di nuovi suoni, così si lavora sempre anche sulle partiture degli ultimi quartetti di Beethoven, perché sono delle domande, delle partiture che sono attualissime. No? Quindi, appunto, come dicevi tu, in fondo due dei compositori che si cimentano con queste possibili strade aperte da Beethoven sono Schumann, da un lato, nel 1800 siamo 42, mi sembra, 100 anni dopo praticamente Shostakovich, che appunto lavorano molto. Schumann nel senso che fa proprio fatica, ci prova moltissimo, così come dopo di lui Brahms. Pensate, proprio per l'idea di combattere con questo genio che non c'è più, Beethoven, i compositori proprio ci mettono un grandissimo sforzo, tanti tentativi abortiti, tentativi di ingresso in pezzi che non diventano niente. Brahms addirittura 5-6 anni per cercare di imbroccare la strada giusta al suo primo quartetto. Anche Schumann per anni ci prova così. C'è la moglie Clara, che era una fine musicista, che lo sgrida in certi casi: non ne sai ancora abbastanza per scrivere un quartetto. Finalmente nel 1942 riesce a sbloccarsi, ne scrive tre quasi in una settimana, mi pare, ma appunto con quel cammino tortuoso e difficile. E quindi questa è una questione molto interessante che si pone, insomma. Ecco, hai appunto detto, hai parlato di questa, diciamo, di questo rimprovero di Clara Schumann, che peraltro era una grandissima pianista, appunto anche compositrice, al marito, sul fatto non ne sai ancora abbastanza. Non ne sai ancora abbastanza di quartetto, perché il quartetto è la forma principe della musica da camera. E questo mi interesserebbe spiegare magari a delle persone che non sono avvezze tanto ad ascoltare la musica. Perché il quartetto è la forma principe della musica da camera e non il trio, per esempio, o il duo? Certo, certo. No, direi che è una forma assoluta, in quanto ha una sorta di perfezione simmetrica proprio dei registri, diciamo. No? Un primo elemento che non va sottovalutato è l'assenza del pianoforte. Mancando il pianoforte, che è uno strumento, non lo diciamo per svalutarlo, ma perché è così, cioè è uno strumento a percussione, evolutissimo, straordinario così, ma è uno strumento a percussione. Quindi la natura, quando due archi, ad esempio nel trio, che è l'altra formazione, quando due archi hanno dietro un pianoforte, al centro un pianoforte, diciamo che la natura è sempre un'imitazione, la natura dell'esecuzione, cioè lo strumento ad arco e lo strumento a percussione, a tastiera, si cercano, si imitano, è un dialogo interessantissimo, ricchissimo, ma non ci sarà mai quella ricchezza di diciamo anche di uniformità che si può cercare nella formazione del quartetto. Al tempo stesso, con i nostri archetti, diciamo, quella è la nostra proprio ricerca massima, cioè veramente di sviluppare una tecnica e un'arte e un uso dell'archetto, questo strumento che usiamo con la nostra mano destra, fino a farlo veramente parlare lo strumento. E questa interazione, queste sfumature che noi cerchiamo, veramente danno vita a un linguaggio che è il più, proprio per quantità di sfumature e per varietà di possibile omogeneità, quanto possibile estensione invece di differenze di articolazione. Quindi in questo apparente, tra virgolette, monocromo, diciamo, rispetto a un'orchestra, no? Il linguaggio orchestrale si colora di tanti suoni diversi, strumenti a fiato, percussioni, archi. Questo monocromo in verità ha una quantità di variazioni veramente quasi infinite, ed è quello sul quale noi poi come musicisti lavoriamo tantissimo.
Ecco, io appunto assistendo alla prova che avete fatto, in particolare appunto rispetto proprio al quartetto di Shostakovich, al primo movimento, questo primo movimento, se ci fossero i ragazzi qui, e lo potremmo eseguire, suonare varie volte e giocare un po' con le parti, perché appunto le parti dei quattro strumenti sono in uno stile imitativo, in qualche modo possiamo dire così, cioè il tema, questo frammento tematico, che poi è molto popolaresco anche, no? Viene travasato da uno strumento all'altro e c'è questo dialogo che poi è anche appunto tipicamente beethoveniano, nel senso proprio della ricerca di una struttura, si direbbe contrappuntistica, ecco, che è proprio quella tipica, insomma, dell'ultimo Beethoven. Allora, voi lavoravate, anche perché avete scoperto una nuova acustica, una nuova sala, eccetera, lavoravate proprio sull'uguaglianza delle parti, cioè cercare di realizzarle tutte in modo uguale, perché sono lo stesso frammento tematico. Dov'è invece che un quartetto deve valorizzare la differenza tra le parti e quindi tra gli esecutori, tra gli strumentisti? Diciamo, ci sono più livelli di elaborazione, secondo me, di un testo. Noi siamo un quartetto, tra l'altro, che ha una lunga storia, quindi abbiamo tanta strada fatta insieme, decenni, insomma, fatti insieme, suonando, cercando, ritornando sui pezzi. Ad esempio, penso che questo di Schumann che suoniamo questa sera è uno dei primissimi pezzi. Io sono l'unico superstite della fondazione del gruppo, che è del 1993, abbiamo iniziato tra le varie cose con questo primo quartetto di Schumann. Quindi pensa che tipo di ritorno e di ricerca c'è su un testo. Quindi la ricerca è multipla. Da un lato l'uniformità è un elemento ovvio, nel senso siamo quattro persone, quattro identità, e quindi dobbiamo veramente fare una certa lavoro di, diciamo, certosino di uniformità, quindi anche sul timbro che uno sceglie. Ad esempio, spesso possono cambiare molto i nostri strumenti a seconda di che corda scegliamo dove suonare una cosa, quindi così come l'articolazione che decidiamo di dare con l'archetto. Quindi appunto facciamo tanto lavoro di uniformità, ognuno rinuncia a qualcosa oppure va incontro agli altri, ma al tempo stesso nel nostro quartetto in particolare, questo lo posso dire dal di dentro, posso dire che al tempo stesso ci è sempre piaciuto un dialogo di quattro personalità. Ecco, sicuramente ogni quartetto ha la sua alchimia, la sua sintesi di questi temi, no? Cioè, ci possono essere grandi quartetti che si basano molto su una figura, oppure ci possono essere grandi quartetti che si cercano veramente unicamente una sorta di uniformità, come punto d'arrivo ideale. Per noi, ecco, invece devo dire, la sintesi ideale è sempre stata una estrema cura del dato tecnico e, come posso dire, proprio dell'articolazione, della scelta, del confronto, e al tempo stesso il preservare il racconto come un valore proprio che dia ulteriore ricchezza a quello che succede dal vivo nel momento del concerto. Quindi la libertà di ognuno di comunque cercare il massimo nella propria linea individuale all'interno del dialogo. Thank you.
Che sentirete per la prima volta stasera di Gian Vincenzo Cresta, Vento di Cadim. Allora, già dal titolo si capisce che questa musica in qualche modo ha un'immagine che ispira il compositore. E in questo senso, rispetto agli altri due pezzi che fate, cioè il quartetto di Schumann e quello di Shostakovich, c'è una differenza, perché invece gli altri due pezzi seguono dei percorsi che sono puramente del linguaggio musicale. In questo caso c'è anche l'elemento dell'immagine. Ecco, mi piacerebbe proprio raccontare questo aspetto, cioè il rapporto tra la musica e un'immagine che le sta fuori e che in qualche modo la musica deve raccontare. Sì, devo dire la verità, che poi quando uno suona una sorta di narrazione può essere più o meno esplicita, no? Ma non posso negare che, per esempio, secondo movimento di Schumann, non so se qualcuno avrà modo poi di ascoltarlo, ma veramente non ti puoi non immaginare una cavalcata romantica, proprio così come alcune volte ci immaginiamo qualcosa di un po', appunto ogni musica, dicevo, c'ha una sua sorta di narrazione, talvolta esplicita e voluta dal compositore. Ad esempio Shostakovich aveva pensato comunque tutti dei riferimenti all'orrore della guerra in questo pezzo, che è di una drammaticità in tutte veramente le sfumature, dalla desolazione più assoluta all'orrore anche del clangore delle bombe, per esempio. Però poi, ecco, proprio il compositore aveva avuto paura di essere troppo esplicito, aveva cancellato tutti i riferimenti e rimane una astrazione. Invece è chiaro, il discorso sul pezzo nuovo già nel titolo evoca qualcosa non solo per noi e non solo in modo astratto, ma anche per chi ascolta ci lancia subito in un'immagine di, appunto, intanto di una consistenza, no? di volatile, non so come dire, ma certo tutto è come se tutta la materia sonora di questo pezzo, almeno questa è la nostra, diciamo, chiave interpretativa, è come veramente se fosse eolica, quindi un po' immateriale, un po' sospesa, un po' leggiadra. Ci sono pochi momenti dove il suono è veramente tagliente e diretto, ma molto spesso invece sono come delle nuvole di suono, ecco. E poi c'è questo oriente che poi siamo andati un po' a ricostruire su internet, che oggi ci dà tutte le risposte, quindi mi sembra di ricordare adesso che si tratta di un vento africano, no? Nel Senegal, penso così. Quindi già un'evocazione, anche se oggi è tutto più tangibile, apparentemente conosciamo tutto, però apre uno scenario un po' esotico, no? Certo, e poi ecco, la musica arriva dove oggi forse non si può arrivare attraverso i viaggi veri, no? È anche la forza della musica. È molto, dobbiamo tenercela stretta questa capacità, diciamo, di astrazione e di evocazione e anche di staccarci dalla realtà. Cioè, questa è una cosa su cui mi sta molto a cuore, nel senso, certe volte, diciamo esagerando, dico, ho paura quasi che l'essere umano, con troppa tecnologia o troppe possibilità di arrivare alla realtà concreta, perda questa capacità invece di viaggiare con l'immaginazione, che la musica richiede anche all'ascoltatore, cioè per entrare in modo giusto in un concerto bisogna sapersi staccare dalla realtà e seguire questa magia sottile che è
che è un'esecuzione musicale, un racconto musicale, perché effettivamente non ha la concretezza di un racconto verbale, ma se vogliamo ha molta più possibilità di evocazione, no?